Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio dedicato ai microfoni. Siamo sempre qui al The Chic & Cop Studio, è uno studio di registrazione, mix e mastering professionale, e oggi andremo a vedere tre microfoni a condensatore a diaframma largo di fascia medio-bassa. Partiamo subito dal Sontronix STC20, lo troviamo a 200 euro in bundle con lo shock mount o ragno e il filtro anti-pop. Poi andremo a vedere l'ISK, un microfono valvolare molto interessante. Possiamo decidere se acquistarlo con la valvola cinese o quella russa, comunque varia il prezzo di circa 50 euro, lo troviamo sui 300-350. E il riferimento di settore, l'HPG414 TL2, presente in praticamente tutti gli studi del mondo. Anche per questo test abbiamo chiesto a Ellen Locke di aiutarci con due suoi brani. Saranno i primi due a cappella, poi il terzo così con il combo con la chitarra acustica di sottofondo. Ok, vai con la prova. Baby, I'm falling, I'm falling down. Ooh, da, da, da. Maybe I want it, I want it. Every night before I fall asleep, when all the doubts I have are laying next to me, I'm trying to think at your eyes, but I keep turning on to the other side. I've got a friend, he cares a lot for me. I think I'm now ready to take a breath with it. When the miles you travel don't seem that much, now I can see that everybody's made up of the same choices we have. But then you find your sight in someone else just like you. We're gonna wait for the summer and get back on our feet again. Fear's no tied up to be alone in the crowd, but to feel alone when everyone's there for you. Thank you.
Come sempre vi ricordiamo di mettere mi piace e iscrivervi al canale e di commentare nel caso abbiate qualche dubbio o perplessità. Giù in descrizione vi lasciamo tutte le info e i link utili che vi servono. Ci sono anche i social nostri, quelli di Irene e dello studio che ci ha ospitato. Prima di incominciare ci tenevo a precisare che il test con la voce e la chitarra sono stati effettuati tramite un preamplificatore, il Sutera Quadra Pre, partorito dal genio emiliano Massimo Sutera, e passa attraverso anche un convertitore analogico digitale Antelope. Tutto ciò dona a un sound completamente diverso rispetto a quello che si potrebbe avere con una normale scheda audio. Quindi, per rendere più interessante, più realistica questa prova, abbiamo deciso di usare il Sontronics STC20 attaccato a un normalissimo cavo da 10 euro che trovate su Amazon e attaccato a uno dei nostri MacBook Pro con Logic, ma alla fine ogni workstation adesso sono tutte uguali, che potete usare Reaper, potete usare Cubase, ma anche Audacity, per dire, più o meno i risultati saranno quelli. È una normalissima scheda Behringer con i preamp, a quanto dicono, ingegnerizzati da Midas, ma comunque anche con 40 euro i preamplificatori sono sempre gli stessi, quindi giusto per riportarci un attimo alla realtà, con circa 270 euro potete avere un suono, diciamo, come sto uscendo io adesso per fare questa recensione. Bene, veniamo subito al meno costoso, il Sontronics STC20, come dicevamo prima, venduto in bundle con lo shock mount e il filtro anti-pop, è stata davvero una piacevole sorpresa. La Sontronics è presente dal 2004, dal 2005 nel settore audio, quindi sono relativamente giovani, sono inglesi e hanno una lineup davvero interessante, producono molti microfoni per tutti i gusti e tutti gli usi. Questo è uno dei meno costosi che si trova su Thomann, però devo dire che ci ha stupito veramente, è riuscito a tenere il confronto con un mostro sacro che è l'HPG 414, quindi come rapporto qualità prezzo secondo noi è imbattibile. Come costruzione è molto robusto, una volta tolto dalla scatola sentiamo proprio che è molto pesante, e poi è garantito a vita, quindi cos'altro chiedere in più alla Sontronics. Ok, andiamo a vedere l'ISK2B, è un microfono valvolare, lo possiamo trovare intorno ai 300-400 euro a seconda della configurazione scelta. Come avete potuto sentire, l'ISK ha una bellissima pasta, soprattutto per quanto riguarda le medie. La voce è registrata veramente bene. Il suo design vintage è veramente accattivante, quindi per tutti gli amanti del genere si può usare sicuramente per situazioni magari di podcast o magari per una web radio o per fare gaming. Di certo ad alcuni non piacerà appunto questo design. Comunque abbiamo anche le calotte che si possono intercambiare, abbiamo quella grigia e quella, diciamo, questo azzurro metallizzato. Se dovessi scegliere sicuramente un microfono per fare lavori esclusivamente con la voce, probabilmente la scelta ricadrebbe tra i tre. Per anche il budget piuttosto contenuto, comunque siamo sui 300-400 euro, la metà di un HPG 414, è probabile che sceglierei proprio l'ISK2B. Ma adesso passiamo al piatto ricco, l'HPG 414 TL2. È un microfono leggendario, non ci sprecheremo in ulteriori marchette, comunque sappiamo tutti quanto è usato, quanto è diffuso e quanto è buono e anche affidabile. Il suo costo non è proprio economico, siamo comunque sopra i 500 euro, quindi una bella spesa da sostenere per chi magari non fa questo lavoro di professione. Ci tengo a precisare che comunque è un investimento che si ripagherà comunque nel tempo, perché è un microfono che viene prodotto ininterrottamente da 70 anni e più. È molto robusto, ne vedo alcuni che hanno anche 20 anni di età che stanno sempre lavorando, il suo suono è sempre quello, basta magari una revisione così ogni 10 anni, ma ragazzi, che altro dire, è un ottimo investimento. Di certo andiamo sul sicuro con l'HPG 414 TL2, e poi è riconoscibilissimo a vista, chiunque sa del
del mestiere sa che state usando un microfono ad altissima qualità. Ci possiamo fare qualsiasi cosa, possiamo fare i cori in chiesa, possiamo fare i pianoforti, possiamo fare il caon, possiamo fare lo djembe, lo djiridu, qualsiasi strumento vi viene in mente. Probabilmente, è molto probabile che qualcuno lo sta facendo in questo momento a qualche parte del mondo con una KG 414 TL2 o un altro modello comunque similare. Bene, arriviamo alle conclusioni, sono anche questa volta molto facili, no, in realtà non sono facili, dipende da voi, dipende dal vostro budget, ragazzi. Questa è stata veramente una bellissima recensione, ci siamo divertiti tantissimo a provare questi microfoni. Non c'è un vero e proprio vincitore, il Sontronics è comunque il microfono che ho ottenuto, ma anche per una questione di soldi, insomma, 200 euro, qualità prezzo elevatissima. Aspetteremo di usarlo in altre occasioni sicuramente più movimentate. Gli SK è un po' così, un po' esclusivo per modo di dire, cioè ha un design che non piace a tutti. Si può usare, ma quello poi magari anche no, cioè tutto il contrario di tutti, ragazzi, come sempre. Lo possiamo usare per fare le voci, come lo possiamo usare per la chitarra acustica o per la chitarra elettrica, magari forse con un ampli già valvolare, mettendogli un microfono valvolare, non lo so, potrebbe essere un loop questo, possibile, ma cioè ragazzi, bisogna sperimentare, bisogna provare, se no non si sa mai qual è il risultato vero e proprio. Quindi vi consiglio l'HPG 414 TL2 se il vostro portafoglio, diciamo, è un po' più gonfio oppure le vostre aspettative sono molto grandi. Quindi andate sul sicuro, prendete un HPG 414 e non avrete sicuramente dubbi, o comunque la vostra performance non sarà legata a una questione di budget, cioè non potete dare la colpa di una registrazione o di un live che è sottotono per colpa del microfono, cioè a questo non potete proprio attaccarvici. Bene, anche questa recensione è finita, ci vediamo alla prossima, vedremo di buscare qualche altro microfono interessante e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!